Dopo un lungo lavoro di restauro è stato riconsegnato alla città di Teramo il polittico L'Incoronazione della Vergine, capolavoro del 1400 realizzato da Jacobello del Fiore, opera identitaria per i teramani contenente nella predella la prima illustrazione della città. La riconsegna della preziosa opera è avvenuta durante l'evento organizzato dalla Curia alla presenza di numerose istituzioni. Il ritorno del polittico in cattedrale come la riapertura di tante chiese, a cominciare da quella di San Domenico, sono un forte richiamo a sentirsi comunità che deve valorizzare tutte le potenzialità che hanno, perché credo che soprattutto per i nostri ragazzi sia molto importante far sentire loro di essere parte di una comunità che ha una sua storia, ma che ha una capacità di guardare avanti con fiducia. Un'opera importantissima, un'opera di riferimento non solo cittadino, regionale, ma anche nazionale. D'altra parte il fatto che le istituzioni laiche oggi abbiano consentito la ricollocazione con il restauro e la restituzione alla città ne è la piena evidente dimostrazione. All'evento doveva prendere parte anche il ministro della cultura Sangiuliano, ma a causa di un impegno improvviso ha partecipato in videocollegamento. Spero che questo sia soltanto l'inizio di una efficace collaborazione. Sarò presto con il mio a Teramo e insieme potremo individuare con il sindaco, con le amministrazioni locali e ovviamente con la Curia, potremo individuare quello che ancora possiamo fare per questo territorio. Tutelare il bene della cultura è un po' come tutelare e salvaguardare noi stessi, perché quella è la nostra storia e anche un grande potenziale socio-economico della nazione e noi dobbiamo farlo con estrema. Il restauro, finalizzato alla stabilizzazione della struttura e al ripristino della cromia originaria, è iniziato nel dicembre 2019 e si sarebbe dovuto interamente svolgere all'interno del Duomo, ma il sopraggiungere della pandemia ha invece reso necessario il trasferimento dell'opera a Roma. Si chiude un restauro e viene riconsegnata l'opera alla comunità. Il segretariato regionale d'Abruzzo ha fatto da stazione appaltante. L'importanza dov'è? Nell'opera in sé, in quanto è una delle opere più importanti nel nostro territorio, e poi perché è un'opera che parla ed è una sorta di carta d'identità di Teramo. Parla di Teramo perché c'è Teramo rappresentata, parla di Teramo perché molti dei santi rappresentati dicono addio di prendersi cura di Teramo e parla di Teramo perché qui sta, perlomeno dal 1420. Il nuovo allestimento in Duomo, frutto di una scelta condivisa col capitolo della cattedrale, garantisce la valorizzazione del bene in sicurezza. Un polittico meraviglioso, un po' godicheggiante, che ci ricorda un po' Venezia, d'altra parte l'autore era un veneziano. Torna finalmente al suo splendore in una collocazione che lo valorizza ancora di più, con un contesto di inserimento che è ritornato finalmente alla vita dopo il terremoto. È importante la restituzione di queste opere alla città perché ridà un senso forte, un senso di rinascita, anche di resilienza, di capacità appunto di resistere al tempo. In fondo il compito poi del Ministero della Cultura è sempre quello di portare un po' più in là l'asticella del tempo.